Adesso vi raccontiamo la storia paradossale accaduta ad una studentessa. Gli rubano carte di credito e documenti di identità con cui i rapinatori commettono reati, di cui la ragazza ora deve rispondere davanti alla legge. Non riesco a non svegliarmi la mattina e a dire che cosa staranno facendo queste persone con i miei documenti. Non ce la fa più Giuseppina, derubata dei suoi documenti e ora indagata per truffa. I ladri hanno infatti usato la sua identità per aprire conti, carte di credito, persino per comprare un'auto. La studentessa di 22 anni aveva denunciato il furto alle forze dell'ordine. I malviventi le avevano portato via lo zaino a Napoli nel maggio dello scorso anno. Mi sono state intestate, ecco, delle carte di credito successivamente e ad oggi mi ritrovo intestata un veicolo di cui non so nulla e un'assicurazione. E quindi quello che mi chiedo è perché sta succedendo tutto questo, nonostante io abbia effettivamente denunciato il tutto, io abbia bloccato i miei documenti. Una situazione paradossale, quella della studentessa di Ariano Irpino, provincia di Avellino, che nonostante sia parte lesa si ritrova indagata e racconta, tra le altre cose, non può accedere a concorsi per avere un lavoro. Questo perché ho delle indagini preliminari a mio carico, ho 22 anni e non riesco a vivere la mia vita. Nel momento in cui io farò una domanda per un concorso, queste indagini che mi ritrovo a mio carico sono un motivo di esclusione. La mia cliente all'età di 22 anni non può fare concorsi e non può vivere la sua vita come normalmente una ragazza della sua età dovrebbe fare. Il suo legale fa un appello alle procure affinché le indagini a carico di Giuseppina vengano velocemente tutte archiviate.